classifica Francesco Casagrande, maglia rosa, mentre eccoci qui sul traguardo oggi, eccoci con il rettilineo dell'arrivo, c'è un gruppo di cittadini migranti che da diversi giorni stanno effettuando, ecco, l'inquadriamo, un gruppo di cittadini migranti che da diversi giorni stanno effettuando uno sciopero della fame per ottenere il permesso di soggiorno e inserirsi in Italia. E ritorniamo alla corsa. 3 chilometri all'intergiro a Boario, classifica generale Francesco Casagrande a 33 secondi di vantaggio nei confronti di Garzelli, a 57 secondi Simoni, Belli è quarto, un primo e 5 secondi a 1,52, quinto Dario Frigo, compagno di squadra di Belli, c'è questa morsa, questa tenaglia di Giancarlo Ferretti, poi Ivan Gotti, vincitore di 2 giri d'Italia, è in quinta posizione con un ritardo di 1,52 a 2,27. Sesto è Pavel Tonkov, il russo vincitore di un giro, secondo in un paio di edizioni della massima corsa a tappe italiana. Il compagno di squadra Andrea Noè della Mapei è ottavo a 3,23. Poi troviamo Buenaora a 3,31 e Gonciar a 3,50. Piepoli a 6 primi e 7 secondi, Danilo Di Luca che ha infiammato con i suoi attacchi, con le sue crisi, insomma col suo modo di comportarsi, mentre ecco che la regia vi ripropone prima la classifica generale, poi in testa al gruppo gli uomini della maglia rosa, insomma Danilo Di Luca, questo abruzzese che ha infiammato nel bene e nel male le tappe precedenti, poi Rebellin a 23 primi e 21 secondi e 27esimo. Poi troviamo Ivan Basso, 46esimo a 47 primi e 50 secondi. Poi Marco Pantani, 47esimo a 48 e 27. Le varie maglie, classifica a tempi, la Mapei a squadre, a punti la Fassabortolo, Casagrande maglia rosa, maglia azzurra Guidi, poi Cepe Gonzales, maglia verde, Gran Premio La Montagna, maglia Ciclamino, Konishev, mini spot. Si sente quando è estate. E torniamo in cronaca diretta con i due battistrada. Allora, oggi il nostro opinionista è Maurizio Fondriest. Tanti auguri di pronta guarigione a Stefano Cassani, che ieri si è infortunato a Solarolo. Babbo Davide è corso a trovarlo e a confortarlo, e domani sarà ancora qui con noi. Tanti auguri Stefano. Allora, sì, oggi... la tappa di oggi, ecco, cerchiamo di inquadrare innanzitutto il percorso, le difficoltà se ci sono. Ma innanzitutto vorrei anch'io augurare pronta guarigione al figlio di Cassani, oggi lo sostituisco e al mio posto in regia ci sarà Gianni Bugno e spero di ben figurare, allora, anche se è molto difficile superare, allora, Davide Cassani. Un parterre de roi. Gianni Bugno accanto al nostro regista Nazareno Balani, poi abbiamo con noi Fondriest, due ex campioni del mondo, un parterre de roi. Allora è una tappa facile, una tappa difficile? Ma oggi dopo le due tappe dure i corridori penso che volevano prendersi un giorno di riposo, anche se alla partenza, parlando con molte squadre, c'erano tanti corridori che pensavano di provare ad andare in fuga. Ed eccoci allo sprint per l'intergiro, c'è Voskamps in prima posizione, Voskamps che è stato ingaggiato per tirare le volate a Blyleven's, eccolo qua, ora passa Ferrari, però Voskamps fino a questo momento non è mai riuscito ad impegnarsi in questo esercizio, perché Blyleven's che comunque rimane uno tra i favoriti per la tappa di oggi, mentre ecco Konishev, sì, altro favorito per la tappa di oggi. Questo è il gruppo che insegue con una trentina di secondi. Vediamo un po' cosa succede all'intergiro. Hanno un minuto di ritardo, il gruppo ha un minuto di ritardo. Sì, c'è Konishev con Guidi a ruota e stanno facendo la volata per l'intergiro. Konishev è un altro dei velocisti che, mancando Cipollini,
e 40 può dire la sua anche nella volata finale. Allora intanto ringraziamo il comando del distretto militare di Brescia per l'ospitalità e l'assistenza tecnica ai nostri elicotteri. Grazie al comando del distretto militare di Brescia per l'ospitalità e l'assistenza tecnica ai nostri elicotteri. Siamo all'intergiro, si sprinta per la terza posizione. Al primo posto è passato Ferrari davanti a Voskamp, il ritardo del gruppo 1:13. Mancano 1090 km a Milano, l'arrivo domenica prossima. Sono stati percorsi 2608 km, abbiamo tre tappe così per tirare il fiato, quella di oggi a Brescia, quella di domani a Meda, poi quella di Genova e poi le tre tappe fondamentali: Prato Nevoso, Brianzon e Sestriere. Cosa ne pensi? Ma oggi io penso che arriveranno in volata, anche se le squadre per controllare la corsa non sono molte. E la Lampre ha Jan Svorada, che però non può permettersi di lavorare da lontano perché ha Gilberto Simone, devono fare molta attenzione a lui perché è terzo in classifica e punta a vincere il Giro d'Italia, quindi la squadra deve stare molto vicino a lui e cercare di aiutarlo il più possibile. Poi c'è la Polti con Martinello e Blay Lemes, ma anche loro hanno Ivan Gotti in classifica. Fassa Bortolo che ha Konicev, la Française des Jeux che ha Guidi come velocista e la Liquigas che ha Zanotti. Penso che saranno queste un po' le squadre che negli ultimi chilometri dovranno lavorare maggiormente per tenere il gruppo compatto. E intanto Reverberi è rimasto con due soli corridori, lo zio, mentre attenzione c'è un problemino foratura. Per Voskamp, l'olandese Voskamp, foratura. Vediamo un attimo, pronta la regia a cogliere. È sfortunato perché sfortunato. Ecco qua Voskamp si volta, Ferrari si ritrova da solo e da solo è tutta un'altra cosa. Voskamp ha vinto una tappa al Tour de France, riprende, hanno impiegato pochissimo, la media di quanti secondi è per cambiare una ruota. C'è stato addirittura un campionato un paio di anni fa tra i meccanici per la ruota anteriore, per la quale ci vuole meno tempo, e la ruota posteriore. Ecco intanto che i meccanici della macchina che serve per l'assistenza quando ci sono pochi secondi tra i battistrada e il gruppo non può arrivare l'ammiraglio, allora c'è questa macchina dell'assistenza pronta a intervenire. Sì, a grande abilità del meccanico, perché fare un intervento in questo modo non è facile, bisogna stare attenti a non appoggiarsi troppo al corridore per non farlo cadere. Ecco, a questo punto molti si domanderanno, ma come fanno ad avere lì ruote e biciclette pronte per tutti gli atleti? Ma adesso in gruppo in pratica c'è la Shimano che ha un 9 velocità, mentre la Campagnolo ha un 10 velocità. E si sono attrezzati per riuscire a sostituire le ruote per entrambi i corridori. 12 secondi soltanto per Voskamp persi, mentre il meccanico della macchina dell'assistenza è pronto ad intervenire. Gianni Bugno, l'altro campione del mondo come opinionista oggi. Ciao Gianni. Innanzitutto auguro una buona giornata. Sì, sono in una situazione che non è nuova per me. Comunque volevo ricordare che il problema maggiore non sono tanto le ruote quanto il fatto dei pedali, perché ci sono dei pedali di diverso tipo e quindi i corridori hanno il problema di questa di sistema nel capo con i pedali. E intanto vediamo che Voskamp è rientrato in classifica generale, Ferrari a 122esimo con un ritardo di 2 ore 21 primi 32 secondi, Voskamp 138esimo con un ritardo di 2 ore 46 primi 24 secondi, mentre il gruppo è ormai in vista dei primi due. Velocemente, naturalmente senza fare pubblicità, tu hai citato ed è la prima volta che succede in questo Giro d'Italia, 9 velocità per una ditta, 10 per l'altra. Cosa significa? Ma che praticamente 10 nella ruota libera hanno la possibilità di effettuare 20 cambi, 9 e 2 18. Volevi mettermi alla prova. Ma servono poi tutti? Ma chiariamola un po'. Sai, servono. Fatto di moda o serve realmente avere 20 possibilità? Ma guarda, nelle tappe come oggi non serve, perché hanno a disposizione dall'11 al 21 e non li utilizzano neanche tutti. Nelle tappe come
il Mortirolo, che quest'anno non viene effettuato, dove i corridori, oppure il San Pellegrino in Alpe, dove i corridori hanno dovuto montare il 25, è molto più importante avere qualche rapporto in più dietro. Ricordiamo che quando io sono passato professionista avevamo 8 rapporti. Mi ricordo che fu Gianni Bugno, uno dei primi, forse il primo in Italia, mi ricordo, se non sbaglio Gianni correggimi, che poi lui vinse al giro dell'Appennino a utilizzare i 9 rapporti. Allora, due uomini al comando, Ferrari e Voskamp, il gruppo li sta riprendendo con questa situazione, il nostro consueto servizio del WWF. Oggi il Giro d'Italia ha lasciato la Conca di Bormio, che fa parte del Parco Nazionale Lo Stelvio, e proprio ad un percorso all'interno del parco è dedicato il servizio di Mino Farolfi in collaborazione con il WWF. E ritorniamo in cronaca diretta mentre la regia vi ripropone questa immagine dei migranti che desiderano avere un permesso di lavoro, desiderano rimanere in Italia. Allora, 68 chilometri alla conclusione, il vantaggio dei due battistrada, che ripetiamo sono Ferrari e l'olandese Voskamp, un primo e 5 secondi, mentre vogliamo ricordare che oggi al processo alla tappa di Claudio Ferretti avremo Gotti, Frigo, Belli, Rebellin e Casagrande, veramente tutti i grandi di questo Giro d'Italia. Se volete intervenire, questo è l'indirizzo internet tgiro@rai.it. Allora ricordiamo: Gotti, Frigo, Belli, Rebellin e Casagrande, un parterre de roi praticamente, tutti quelli che sono i grandi interpreti di questo Giro d'Italia. Se volete intervenire voi, e noi aspettiamo appunto il vostro intervento interessantissimo, se volete intervenire questo è l'indirizzo internet tgiro@rai.it. aspettiamo i vostri interventi, mentre ecco qua Guidi, un altro che potrebbe imporsi in volata, tgiro@rai.it, mentre ricordiamo che è l'11ª volta che il Giro arriva a Brescia. Nel 30 Leonida Frascarelli, nel 48 Elio Bertocchi, nel 50 Luciano Maggini, toscano, grande velocista dell'epoca, nel 51 Adolfo Leoni, ex campione del mondo dei dilettanti, Annibale Brasola, veneto, nel 54 Michele D'Ancelli, mitico enfant du pays, nel 64 Michele D'Ancelli, che vinse la Milano-Sanremo dopo 17 anni di successi stranieri. Cuore matto, Franco Bitossi si impose qui nel 65, il cannibale Eddie Merckx nel 68, il marchigiano Giancarlo Polidori nel 69 e nel 91 Gianni Bugno. Dalle vostre parti c'è Gianni, mi rivolgo a Nazareno Valali. Ci sono. Ecco, allora vuoi un po' riepilogare, mentre ecco gli uomini della maglia rosa in testa al gruppo, puoi ricordare quel tuo sprint? Sì, siamo arrivati a poco, c'era una salita prima dell'arrivo, una tappa praticamente come quella di oggi, trasferimento, abbiamo fatto questa salita, siamo arrivati in 40, una quarantina di corridori, e prima dell'arrivo c'era Bortolami che stava per vincere, purtroppo lui è uscito il puntapiede e sono riuscito a vincere bene. Da Gianni Bugno e da Maurizio Fondries voglio un giudizio, mentre ecco che la regia vi ripropone l'arrivo all'intergiro, Ferrari, Voskamp e Svorada. Attenzione, perché Svorada sicuramente lo rivedremo anche all'arrivo. Da Bugno e da Fondries voglio un giudizio sulla maglia rosa che vediamo in coda al gruppo. Ecco qua Di Luca, grandioso nel bene e nel male. Allora parliamo un po' di questi ragazzi, chi incomincia? Fondries, via. Beh, con Casagrande io ho corso un anno alla Cofidis, è un ragazzo che è molto determinato, forse l'unico difetto che aveva prima è che voleva cercare, quando andava a correre, di vincere sempre o di pure cercare di vincere. Quest'anno ha cambiato un po' il sistema di preparazione, forse grazie anche a Giosuè Zenoni, che è stato il mio tecnico e il tecnico di Gianni Bugno quando eravamo dilettanti al mondiale del Montello, e
e quindi lui era direi quasi maniaco per quanto riguarda il peso. Il peso, lui cercava di mangiare poco, in effetti lui è dimagrito di 4-5 kg e l'abbiamo trovato veramente, veramente asciutto in questo Giro d'Italia e in effetti ha migliorato moltissimo in salita, però ha perso qualcosina a cronometro. Tutta la Caldirola Sidermec in testa con Casagrande pronto ad intervenire. Gianni, e per Gianni intendo Bugno, ti sembra che Casagrande abbia dimostrato nelle ultime giornate di avere il piglio del padrone di questo Giro? Un Giro incertissimo, un Giro bellissimo proprio per questa sua incertezza. Gianni. Ma diciamo che Casagrande ha dimostrato di essere più forte a questo Giro d'Italia, però di non essere il padrone purtroppo, perché nonostante sia più forte non è riuscito a guadagnare in queste due tappe quello che giustamente meritava. Purtroppo, perché lascia il giro molto incerto, ci sono corridori che hanno un distacco non incolmabile. Abbiamo visto che Tonk ha ceduto in due tappe, però è sempre a 2 minuti e mezzo. Sono sette corridori che possono giocarsi il giro in queste ultime tappe. I nomi Gianni. I nomi sono mentre ecco vedete la situazione, i due uomini al comando, il vantaggio è al limite dei 2 minuti, siamo con queste immagini, ripeto, il fiore all'occhiello di Rai Sport quest'anno via Sat, 15ª tappa Bormio-Brescia, due uomini al comando, vale a dire Diego Ferrari e Bart Voskamp olandese, il loro vantaggio 1.45. Scusa Gianni, ma bisognava puntualizzare. Allora i nomi di quelli che tu consideri i favoriti di questo Giro d'Italia. I primi sette della classifica, perché sono chiusi in un distacco di 2.39 e sicuramente saranno loro che si giocheranno nella tappa di Prato Nevoso, del Brianson, della cronoscalata, del Sestrier, la possibilità di vincere il Giro. Sempre partendo dal presupposto che il favorito numero uno rimane Casagrande, perché è riuscito a controllare la corsa anche se non ha guadagnato quello che secondo me meritava in questi due tapponi. Allora Gianni, i primi sette della classifica generale sono Francesco Casagrande, Stefano Garzelli, Gilberto Simoni, Vladimir Belli, Dario Frigo, Ivan Gotti e Pavel Tonkov. Ecco che la regia vi ripropone subito, io ci metterei anche Noè. 3.23 il ritardo di Noè. Io sono d'accordo in parte con Gianni, ne abbiamo discusso questa mattina mentre andavamo in bici a scalare una parte dello Stelvio. E i due che in questo Giro d'Italia hanno fatto... Mentre attenzione, una notizia, Forato Svorada, uno dei favoriti. Sì, penso che Svorada... Ora con probabilità dall'elicottero ci faranno vedere il rientro di Svorada. Sì, Jan Svorada, che penso che ormai sia il velocista più forte di questo Giro d'Italia. Ecco, infatti vedete gli uomini della Lampre Daikin che si stanno fermando. Scusa se ti interrompo, ma rimango sulle immagini in Kronach. Sì, c'è Bertoletti che... ecco. Ed ecco, vedete Svorada che, rappresentante della Repubblica Ceca, è rimasto indubbiamente il miglior velocista. Cerca di rientrare. E c'è della vedova Bertoletti. Cosa significa questo gesto? Ma l'ha spinto per rimanere a ruota, hanno cambiato la ruota e come hai visto i suoi compagni non si sono fermati subito, hanno atteso uno in coda al gruppo e uno si è fatto sfilare un po' di più. Perfetto, questa puntualizzazione perfetta, vai avanti. Adesso lui si è messo a ruota al primo, il secondo si è fermato e adesso sono in tre e lui può rientrare adesso tranquillamente, visto che ci sono anche le macchine e stanno rientrando tranquillamente in gruppo. Ecco, comunque, uno che vede queste immagini da casa dice, ma non è pericoloso sfiorare le ammiraglie? Ma questi sono professionisti, sia sono acrobati, sia i corridori ma anche i direttori sportivi. Ed eccoci ancora sui due battistrada, la domanda a questo punto è classica, riusciranno i nostri due eroi, vale a dire Ferrari e Voskamp, a portare a termine vittoriosamente questa tappa? Penso di no, perché adesso non mancano tantissimi chilometri all'arrivo e fra un po' le squadre dei velocisti si metteranno all'opera. Lago di Iseo, splendido. Però Ferrari, logicamente, la sua squadra, l'amica Chips del patron Boifava, arriva in casa, quindi doveva provare qualcosa. Non hanno il velocista, quindi hanno provato un'azione un po' più da lontano. La Polti però ha un uomo davanti, quindi dietro non tirerà. Aspetterà alla Lampre, alla Fassa o alla Française des Jeux o all'Iquigas di tirare.
Intanto Aldo De Martino ci ha ricordato che a Rapallo il 31 maggio verrà consegnato il premio Vincenzo Torriani, terza edizione per chi ama il ciclismo e lo fa vivere. I due premiati, Fiorenzo Magni e Alfredo Martini. Auro Bulbarelli. Buon pomeriggio da parte mia di Massimo Valerio. Sono in coda ai fuggitivi, il loro vantaggio aumenta. Non vedo ancora arrivare le ammiraglie, evidentemente ci sono delle difficoltà per superare il gruppo. Poco fa abbiamo visto un intervento molto acrobatico del meccanico del cambiaruota Marton, che abbiamo qui al microfono. Che tipo di intervento ha fatto? Gli ho sostituito la ruota posteriore perché aveva forato. Sì, ma dopo l'abbiamo vista sporgersi dal finestrino. Gli ho sistemato i freni perché un pattino di un freno toccava sul cerchio, allora gli ho regolato la ruota. 55 all'ora la velocità, mancano 57 all'arrivo in questo momento, a voi la linea. E sono 3 ore e 30, il tempo di gara, 3 ore e 30 minuti il tempo di gara, il vantaggio, ricordiamo, dei due battistrada oscilla sul minuto e 45, siamo sempre in attesa che la regia ci riproponga, ci dia un dato esatto. Sempre gli uomini della Vinicaldirola Sidermec in testa, vedete anche Konyshev, sì, Konyshev che si è levato il berrettino e l'ha buttato via. Sì, se Nazareno può farci inquadrare o da Konyshev o dai fuggitivi le ruote nei giorni come oggi la maggior parte dei corridori utilizzano delle ruote a profilo alto perché sono in pianura, sono molto più veloci. Mentre anche Casagrande, si vede, ha una ruota a profilo alto e anche i fuggitivi, se vedete, tutti e due, a parte Voskamp che ha forato, utilizzano queste ruote che gli permettono di sostenere una velocità un po' più alta in pianura. Mentre nelle tappe di salita utilizzano... Ecco, cosa sta dicendo Donati? Vediamo che Donati ha detto, ragazzi, non tirate rallentare, più. Rallentare. Ritorniamo su questo gesto, bellissimo, perfetto, grazie. Sì, perché loro vediamo, non hanno... si rivolge a Bortolami, si rivolge a Casagrande, ma è un ordine dell'ammiraglio di Casagrande. Fermi, cosa sta dicendo? In poche parole. Sicuramente adesso loro non hanno interesse a tirare, a meno che c'è qualcuno che sta dicendo qualcosa o è successo qualcosa in gruppo, altrimenti la logica sarebbe loro. Sì, Gianni, dimmi. Sì, anche per me c'è qualcosa in gruppo perché stanno lamentando tutti. C'è stata una discussione fra Bramati e Casagrande che stavano parlando di qualcosa. Si vede che è successo qualcosa che qua non si riesce a vedere. Magari se Bulvarelli ci può dare qualche notizia. Perché ecco, è possibile sapere dai telecronisti in corsa che cosa sta succedendo in effetti. Abbiamo visto questo gesto. Sì, perfetto. Sì, 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 certo. La regia ci suggerisce che essendo... messa sul percorso una galleria senza luci, potrebbe essere questo il motivo di una eventuale protesta. Intanto il gruppo ha un ritardo di 2:10, testa a testa tra questo motoscafo, ricordiamo Lago di Iseo, tappa tutta Lombarda, si arriva a Brescia. Sentiamo il parere di Gianni Bugno. Qual è la tua impressione su questo gesto del toscano Donati? Probabilmente una galleria, la seconda galleria del Lago di Iseo. Se ti ricordi, Maurizio, quando siamo venuti qua in macchina, la prima galleria era illuminata, mentre la seconda sì, non era illuminata. Guarda, me la ricordo benissimo perché andando in macchina... Bravissimi! C'era un corridore, è entrato in galleria e io ho frenato con la macchina e ho messo gli abbaglianti e sono uscito dietro di lui per accompagnarlo. Intanto vedete Tonkov, davanti a Tonkov c'è Bramati, nella scia di Tonkov c'è Fornaciari. Ecco, questo forse significava l'intervento di Konyshev, che si era inserito tra i primi. Vedete intanto Bortolami che non sta a sentire, nella scia c'è anche Belli. Questa galleria. Ecco la galleria. Questa è illuminata, bene. La seconda, quella che viene dopo, non è illuminata. Entra in galleria con l'elicottero. Cioè, il primo pensiero quando ho visto che si sono fermati era che tanto loro non avevano interesse a tirare. Ecco, essendo un tratto stradale con parecchie gallerie per cui sarà estremamente difficile, anzi impossibile effettuare la diretta, break pubblicitario. Vuoi lasciare?
50 chilometri alla conclusione, ecco la galleria che potrebbe aver fatto nascere questa protesta. Fondries suggerisce se fosse possibile che Auro Bulbarelli si avvicinasse a qualche ammiraglia per sapere se è un'iniziativa dei corridori oppure se nasce addirittura dai direttori sportivi. Ecco, sta bellissima questa inquadratura. Auro. Ecco, i due fuggitivi hanno appena oltrepassato le gallerie denominate San Carlo e Santa Barbara. È vero, non erano illuminate, però all'interno ho contato 9 staffette della polizia che segnalavano con i lampeggianti gli eventuali pericoli. Quindi non ci sono problemi, non ci sono stati problemi per i corridori, direi che l'organizzazione ha funzionato molto bene. Erano in 9 motociclette con i lampeggianti all'interno della galleria. E Fondriest ti suggerisce di sentire dai direttori sportivi se è stata un'iniziativa dei corridori oppure se è stato anche un intervento da parte delle ammiraglie. E vedete, intanto in testa al gruppo si protesta ancora. Auro, appena puoi farci sapere qualcosa, chiedi immediatamente la linea. Schierati, vedete, schierati praticamente tutti i rappresentanti di tutte le formazioni. Sì, stanno discutendo, sicuramente deve essere successo qualcosa. Alza la mano, sì. La maglia rosa. Sta chiamando la macchina, forse entrano... Stanno entrando in galleria e ci sono le staffette, però forse i corridori o conoscevano già questa galleria o sono stati informati da qualcuno. Informati bene o informati male? Questo non lo so, questo non lo so. Io ho percorso la galleria, però come vediamo adesso ci sono le moto. Quando io l'ho percorsa in macchina, che ho seguito quel corridore, quel ciclamatore, era buia. Però se ci sono le moto, i corridori dovrebbero vedere abbastanza bene, però io da qua non riesco veramente a giudicare. E diciamo che era un attimo così, dice: ragazzi, qui c'è un momento di pericolo, cerchiamo di non fare i furbi, cerchiamo di non fare gli stupidi, non andiamo all'attacco approfittando di un tratto particolarmente pericoloso, andiamo tutti in gruppo finché la strada non ci consente di attaccare. Ed eccoci con i due battistrada, ecco questo inaspettato sport. Ecco, intanto vedete Conti che è andato in testa a protestare, continua quindi questa contestazione. È sicuramente la galleria ancora buia e i corridori. E la regia ci ripropone appunto questa così protesta abbastanza violenta. Ma penso che se stanno protestando devono avere qualche ragione, perché sono già successe delle cadute molto gravi ancora anni or sono, dove i corridori si sono fatti male. Mi ricordo, e Gianni puoi confermarmelo, ti passo la linea, quando vinsi, mi sembra, il Giro d'Italia. Gianni? In galleria, che era caduto appunto Fignon. Però se è una protesta, sempre se è una protesta o solo una precauzione da parte dei corridori per affrontare la galleria senza cadute, i primi due non stanno facendo una protesta, questo è il problema secondo me. Intanto vedete che applaude polemicamente Filippo Casagrande, c'è Belli nelle prime posizioni, poi c'è anche, vediamo, gli uomini, ecco, Piccoli. Stanno andando piano, vediamo, sono curioso di sapere quello che è veramente successo. È Filippo Casagrande, fratello minore della maglia rosa. Ecco, a questo punto perfetta l'idea di Eugenio De Paoli, vediamo se è possibile effettuare un collegamento con il direttore del Giro d'Italia, vale a dire con l'avvocato Castellano. Pronto? Anche l'avvocato è in galleria. 2:57 il vantaggio dei due battistrada, mentre c'è Algeri, mi sembra, che ha chiamato Fondriest. Allora vediamo di sentire dal cellulare i motivi di questa contestazione. Appena è possibile sentiamo l'avvocato Castellano. Grazie per l'idea perfetta. 2:57 il vantaggio di Ferrari e di Voskamp. Gianni, cosa ti sembra questa tappa sino a questo momento? Era una tappa tranquilla, hanno trovato la solita nuvola di Fantozzi perché c'era un tipico temporale al rifornimento, qua il tempo è bello. Il problema è stato qua le gallerie, che ho visto i corridori appunto che ha rallentato per precauzione, che comunque i primi due davanti hanno guadagnato break in questa situazione. Però queste immagini ci dimostrano come il gruppo, superata
la galleria si sia rimesso a tirare a fondo. Attenzione con il numero 118, vedete Denis Zanette della Liquiga Spata, potrebbe essere uno dei probabili vincitori, un ottimo velocista. La regia ci riporta in testa con i due battistrada. Avvocato Castellano, mi senti? Appena è possibile effettuare il collegamento, è un fatto estremamente importante, naturalmente ci sono. Sono in linea, sono perfetto in linea. Avvocato, scusa se ti disturbo in questo momento particolarmente così difficile. Abbiamo visto le immagini di alcuni corridori che protestavano, volevamo sapere le ragioni di questa contestazione, se di contestazione si tratta. Grazie innanzitutto per aver risposto. No, protestavano, non so, forse per la galleria, ma avevamo già parlato questa mattina sia con i direttori sportivi che con alcuni corridori, e avevamo detto che la galleria era parzialmente all'oscuro perché c'erano anche dei finestroni laterali e che nelle zone non illuminate c'erano moto della polizia stradale, dell'organizzazione, che davano il segnale della curva della galleria e illuminavano parte della galleria. Siamo passati, credo, senza eccessive difficoltà. E avvocato, ti avverto che comunque, mentre vedete Axel Merckx, che il collega Bulbarelli aveva già chiarito che le staffette dell'organizzazione avevano controllato, avevano dato grande dimostrazione di sicurezza, questo tanto per essere chiari. Volevamo appunto la tua personale ricerca di quanto poteva essere successo. Allora, i corridori erano stati avvertiti. Certo, stamattina prima della partenza avevamo parlato con diversi corridori e con i direttori sportivi. Avvocato, intanto vediamo che continua questa strana contestazione. Vediamo ancora, ecco, che la regia ci ripropone appunto un motociclista dell'organizzazione, Mulazzani, che sta discutendo con i corridori per avvertirli che tutto era stato previsto, tutto era stato già stabilito. Sì, Gianni? Avvocato, vorrei farti notare, Maurizio, che il vantaggio adesso dei fuggitivi è di 2 minuti e 50 secondi, quindi probabilmente c'è una piccola protesta da parte dei corridori del gruppo perché loro rallentando hanno praticamente fatto guadagnare ai primi circa 2 minuti. Avvocato, altri problemi nel finale di questa tappa? Ok, allora ritorniamo in cronaca diretta, ecco che arriva il presidente della giuria per tranquillizzare i battistrada che non ci sono più problemi, o perlomeno non ci dovrebbero più essere problemi. Sì, io ho sentito Pietro Algeri e mi ha detto non c'è stata una protesta dei corridori, però alcuni corridori che abitano in queste zone sapevano che le gallerie non erano illuminate, quindi i corridori hanno solamente paura, vogliono essere tutelati, perché entrando così uniti tutti in gruppo, alta velocità e dalla luce che c'è fuori, entrando al buio, si perde un attimo l'equilibrio, quindi si rischia di cadere. Ciape Gonzales, in poche parole, sono stati i corridori bresciani che, conoscendo bene il percorso, hanno avvertito tutti gli altri: attenzione, queste due gallerie. Non è quindi stata una contestazione organizzata dai direttori sportivi, ma un passaparola. Sì, un passaparola. Un tam tam. Bisogna comunque, nelle gallerie buie, forse bisogna sicuramente illuminarle, perché diventa troppo pericoloso senza l'illuminazione. Voskamps in prima posizione, poi vediamo Ferrari, Fabretti. Sì, buongiorno anche da parte mia e Walter Servino. Allora, intanto vi dico che subito prima delle gallerie molti corridori si sono avvicinati all'ammiraglia per chiedere. Adesso mi sono avvicinato all'ammiraglia della maglia rosa, cioè della Vini Caldirola, e sono con Giosuè Zenoni. Intanto Zenoni chiede un istante solamente per tornare alla sua posizione. Oggi è l'ammiraglia numero uno, dunque Giosuè Zenoni. Allora, è protesta o non è protesta? Settimana che abbiamo il numero uno appiccicato alla nostra ammiraglia. È già una settimana che Casagrande è maglia rosa. Ma i corridori hanno rallentato subito prima della galleria. I corridori hanno rallentato subito prima delle gallerie. È stata una forma di protesta oppure cos'altro? No, è una doverosa forma di prudenza. Purtroppo abbiamo attraversato due gallerie
brutte perché non illuminate, e naturalmente vista la situazione i corridori si sono limitati a rallentare, no? Non c'è assolutamente nessuna forma di contestazione. In effetti avevano rallentato sensibilmente i corridori, adesso sono tornati a viaggiare intorno ai 45 km orari. Allora Zenoni, è finita anche la seconda settimana, Francesco Casagrande è in maglia rosa e ha dimostrato anche ieri di essere corridore da maglia rosa. Sì, Casagrande inizia la sua seconda settimana in maglia rosa, è uscito veramente alla grande dalla prima settimana, ma devo dire che le cose si sono svolte come veramente avevamo previsto. Qualcuno dice che la terza settimana potrebbe essere quella critica per Casagrande, lei che dice che lo conosce bene? Ma dico che non ci sono elementi per fare una valutazione prospettica di questo tipo, è un po' una favola quella della terza settimana critica di Casagrande. Ripeto, non ho elementi per dire che Casagrande alla terza settimana si troverà in difficoltà nella maniera più assoluta. Allora solo voci, grazie Giosuè Zenoni, a linea a te Auro Bulbarelli. Sì, mancano 45 km alla conclusione, sono appena passate le ammiraglie della Polti e della Mica Chips Tacconi per dare sostegno ai fuggitivi. Io avvicino Vito Mulazzani, che è il capo dei motociclisti in corsa, per chiudere definitivamente questo discorso sulla presunta polemica dei ciclisti per le gallerie non illuminate. Tutto a posto comunque? Sì, sì, confermo, è tutto a posto, c'è stata solamente una piccola incomprensione da parte di chi ci dava una mano lì in galleria, sono partiti un attimino prima, i corridori un po' nervosi, se la sono un po' presa, ma è finito tutto lì. Quando sono passato io c'erano 9 staffette della polizia a segnalare i punti oscuri. Sì, sì, c'erano ancora, solo che si sono mossi un attimino in anticipo e i corridori, insomma, si sono presi un po' di paura. Poi è comprensibile, sono un po' nervosi. Ringraziamo Vito Mulazzani, la linea al palco. 3:48 il vantaggio dei Battistrada nei confronti del gruppo. Abbiamo visto che Voskamp si è levato il caschetto, mentre complimenti alla diplomazia di Giosuè Zenoni, che ha detto è una doverosa forma di protesta. Ha evitato di usare il termine contestazione. Ecco qua Voskamp, ecco qua Ferrari, aumenta il vantaggio dei due Battistrada. Sì, aumenta però. Ecco Davide Boifava, il direttore sportivo. Davide Boifava, che come dicevo prima arriva in casa, quindi doveva provare un'azione da lontano, però dietro si sono messe le squadre dei velocisti a tirare, due per squadra. Vediamo se riesce a inquadrare la regia, se riesce a inquadrare la testa del gruppo. Ci sono due della Lampre che stanno lavorando per Svorada, c'è Ferrigato che sta lavorando per Konicev. E poi ho visto anche, ecco, la Liquigas, due corridori della Liquigas che stanno lavorando per Zanotti, e la Saeco. La Saeco, che mancando Cipollini, ha Conte, il suo apripista. Biagio Conte, che potrebbe fare anche lui una bella volata. Doverosa forma di prudenza. Molto bello com'è. Sì, molto molto diplomatico. Molto diplomatico, d'altronde Giosuè Zenoni, che è stato per molti anni il commissario tecnico della nazionale azzurra, sa come comportarsi in momenti come questo. Intanto vedete Alessandro Petacchi, il numero 68, molto gettonato sulle strade di oggi, ha molti tifosi in questa zona. Sì, Gianni, dimmi. Volevo farti vedere la posizione di Voskamp e i corridori che invece vanno all'ammiraglio a prendere il casco. Due fondi di sicurezza, sicuramente quella posizione di Voskamp non è il massimo della sicurezza, una posizione da evitare. Ecco, sì. Qualcuno ci ha fatto notare che è un po' una ricerca di quelli che vennero definiti gli spinacci, considerati pericolosissimi da parte della federazione, invece usati costantemente dai cicloamatori. Questa forma con le mani fuori dal manubrio, proprio alla ricerca, non dico della protesi, ma degli spinacci. Sì, è quasi come andare in posizione della bicicletta da cronometro. Solo che la Federazione Internazionale ha vietato l'uso dei cosiddetti spinaci,
e non lo so, quando si è in fuga, ecco, questa forse è la posizione più pericolosa, appoggiare le braccia sopra il manubrio, se il corridore prende una buca può rischiare veramente di cadere. Ecco, questa posizione, ecco che la regia, sì, appunto ci ripropone questa posizione che tu giudichi pericolosissima. Sì, sì, no, non, cioè è un ciclo amatore, dici subito per no, favore no. No, utilizzate piuttosto la protesi che è molto meglio. Allora, vogliamo un po' analizzare quelli che vengono considerati, le possibilità di quelli che vengono considerati i grandi favoriti e il loro background, cioè quello che hanno fatto tra i dilettanti. Ma se guardiamo i primi 14, i primi 15 della classifica generale, troviamo che Casagrande ha vinto il Giro d'Italia, dilettante, come... Scusa un attimo, 2.40 il vantaggio dei due battistrada, nelle prime posizioni sempre gli uomini della maglia rosa, ma fanno capolino nelle prime posizioni anche gli uomini della Lampre-Daikin. Eccoli lì, con la maglia azzurra, che naturalmente sperano in uno sprint vincente di Svorada. Sì, secondo me adesso è il velocista più forte rimasto in gruppo. È riuscito a passare bene queste due tappe di montagna. E sentiamo Bolvarelli. Sì, ho affiancato l'ammiraglia dell'amica Chips Tacconi, Davide Boifava. È la seconda volta che Ferrari tenta un attacco. Prima volta Matera è andato male, quest'oggi con il rallentamento del gruppo il vantaggio è notevole. Sì, abbiamo un vantaggio, oggi dobbiamo metterci praticamente in mostra perché arriviamo alla città del nostro sponsor, l'amica Chips. Chiaramente noi dall'amica città Tacconi Sport dobbiamo far vedere che è difficile vincere le corse, vincere le tappe perché ci sono grandi squadre. E noi dobbiamo cercare di animare le tappe, di dare spettacolo e di conseguenza si spera sempre di vincere una tappa. Boifava, Ivan Basso ieri è stato protagonista di una lunga fuga, anche rischiato di andare fuori strada in discesa, immagini spettacolari, fortunatamente Ivan ha frenato in tempo. Di Luca come corridore è già esploso, a Ivan nel professionismo manca ancora quell'acuto che si aspetta tanto. Ma Di Luca è passato un anno prima di Basso professionista e poi è un altro, tecnicamente è un altro corridore, tipo di corridore. Ivan sicuramente avrà un grande futuro, bisogna dargli tempo e non cercando di responsabilizzarlo troppo. Ha avuto un problema al giro che è caduto alla tappa di Matera e aveva un problema alla mano, l'ha risolto, ma è normale in un giovane che ci siano queste pause anche perché queste salite terribili del giro non le ha mai fatte. Però sicuramente il futuro gioca a suo favore. Grazie a Boifava, a voi la linea. Ed eccoci con Di Luca. Di Luca ha dichiarato: quest'anno mi diverto, l'anno prossimo voglio vincere il giro. Sei d'accordo? Ma Di Luca penso che è un grande corridore, però per raccontarvi Di Luca è troppo facile guardare quello che ha fatto quest'anno al giro. Bisogna tornare un po' indietro. E io 3 giorni fa, quando eravamo nel Veneto, il mio grande amico Ettore Floriani mi ha fatto vedere delle foto della corsa che organizza in memoria suo figlio, la foto della premiazione di Luca. Io ho premiato Di Luca nella sua corsa e questo vuol dire che Di Luca vinceva fin dalle categorie minori, ha sempre vinto, è sempre stato un talento e adesso anche nei professionisti sta dimostrando di essere un grande corridore. 2 primi e 10 secondi il vantaggio dei due battistrada, mentre Cepe Gonzalez è ritornato in possesso di quella maglia verde che fu già sua per 2 stagioni consecutive. Allora, un tuo corregionale, Simoni, ha infiammato, ieri ha vinto, l'altro giorno è arrivato secondo. Un giudizio su questo ragazzo, di Palù di Giovo, il paese natale dei Moser. Sentiamo Fondres e poi linea Fabretti. Beh, allora Gilberto Simoni... Anche lui per la maggior parte della gente è una novità, invece non è così. Gilberto Simoni nel 93 ha vinto il Giro d'Italia dilettanti e anche il campionato italiano, battendo, se non sbaglio, Basso e Bertolini, non vorrei sbagliare. Comunque ha vinto in volata anche il campionato italiano e questo dimostra che ieri non ha vinto per caso la volata, non è fermo in volata. Solo che quando è passato professionista ha avuto dei problemi familiari, e poi qualche problema fisico, però piano piano, lui voleva anche smettere di correre, però piano piano ha ritrovato se stesso
e già nel 97 lui era settimo in classifica e in una caduta nella tappa di Genova si ruppe la clavicola, dovette ritirarsi e riprese. L'anno scorso arrivò terzo al Giro d'Italia dietro... Stiamo appunto parlando di Simoni, adesso vedete inquadrato Di Luca, ma sentiamo Fabretti. 1,38 il vantaggio dei due battistrada. Beh, visto che avete inquadrato Danilo Di Luca e che avete parlato di Danilo Di Luca, noi ci avviciniamo all'ammiraglia della Cantina Tollo. Abbiamo qui il team manager della Cantina Tollo, Vincenzino Santoni. Allora, questo Di Luca ha infiammato il Giro d'Italia, ha avuto una tappa in cui è stato in crisi, poi si è ripreso alla grande ieri, è andato in fuga per 200 km, è arrivato ad un passo dal successo a 22 secondi. Beh, questo Danilo Di Luca è davvero l'astro emergente del nostro ciclista. Beh, concordo con Fondriest che Danilo Di Luca è un corridore che ha vinto fin dalle categorie, fin da quando aveva 8 anni, è un grosso personaggio e quello che più mi ha colpito alla tappa di Selva Valgardena, che lui è arrivato all'arrivo con circa 6 minuti dopo aver fatto una sola doccia, uscito dalla doccia ha detto io domani attacco. Vincenzino, lei lo conosce bene perché lo ha praticamente scoperto. Chi è Danilo Di Luca? Beh, diciamo che Danilo Di Luca non... è facile dire aver scoperto Danilo. È uno di quegli atleti che ne nascono uno fra migliaia, voglio dire. E Danilo Di Luca è un grosso personaggio, è un bel ragazzo, piace alla gente, ma quello che più mi ha colpito è che è un ragazzo molto molto umile. Grazie allora Vincenzino Santoni, lo ringraziamo. Aspetti, volevo fare un saluto Vincenzino. Un saluto alla nostra carissima amica Vittoria di Milano che ci sta seguendo da tutto il giro. Ciao Vittoria, a voi la linea. E lasciamo concludere il discorso a Fondriest. Ma vi parlavo di Gilberto Simoni. Come dicevo, già da dilettante aveva vinto il Giro d'Italia, poi nei primi anni per questi motivi che ho spiegato non è più riuscito a fare niente, però l'anno scorso è arrivato terzo al Giro d'Italia. Quest'anno è passato alla Lampre-Daikin e ha tutta la squadra a disposizione. Non è mai stato abituato in questo ruolo, però ha dimostrato in queste due tappe di montagna di avere grande carattere. Ieri ha messo davanti la squadra a tirare già dal Tonale, perché lui voleva attaccare sul Gavia, l'ha fatto, è riuscito a fare una bellissima azione, ha staccato Casagrande, però Casagrande con grande autorevolezza si è riportato su di lui e penso che in questa ultima settimana vedremo una bella corsa. E a questo punto, in attesa che termini questa galleria, break pubblicitario. Intanto vi ricordiamo che sono cittadini migranti che da diversi giorni stanno effettuando uno sciopero della fame per ottenere il permesso di soggiorno ed inserirsi in Italia. Siamo sul rettilineo conclusivo, mentre ecco che la regia inquadra Gianni Motta, perfetto, in grandissima forma, vinse il Giro d'Italia una trentina di anni fa e accanto a lui un mito del ciclismo femminile, Mary Cressari, un mito come la Canins e la Tartagni. Situazione della corsa a 32 km dalla conclusione, il vantaggio dei due battistrada è di un primo e 15 secondi, mentre si lamenta De Paoli inteso come Daniele della Mercatone 1, perché, e si lamentano soprattutto i suoi tifosi giunti qui in forza, 4 ore di corsa sul traguardo, perché il ragazzo quest'anno non può fare la propria corsa. Daniele De Paoli. Ma non lo so, l'anno scorso ha fatto una bella stagione, però penso che abbia la possibilità e ha davanti una lunga stagione, quindi potrà mettersi in evidenza. Quindi attendiamo De Paoli al più presto nelle prossime tappe. Sicuramente un ragazzo che ha qualità e lo vedremo in futuro. Soltanto 50 secondi tra i primi e il gruppo primo piano di Savoldelli. Può recuperare Savoldelli? No, penso di no. Ieri ha perso parecchio. Sì, dimmi Gianni. Sto notando che tutte le squadre stanno collaborando per cucire la fuga, quindi il distacco di oltre 3 minuti è stato colmato, diciamo, facilmente. E vedo nelle prime posizioni Ferrigato che evidentemente sta lavorando per Konishev, tutti gli uomini della Fassa Bortolo
nelle prime posizioni. Alessandro. Sì, sono con Pietro Algeri, direttore sportivo della Lampre. Daikin ha il televisore davanti, ha sentito le parole d'elogio nei confronti di Gilberto Simoni. No, prima c'era la galleria, non ho sentito molto bene. Comunque le belle parole si sono sprecate, Algeri. Ma credo che le meriti in queste due tappe di montagna sulle Dolomiti, è stato un grande protagonista, è giusto. Quindi anch'io dico bravo a Gilberto perché lo merita. E adesso sono in molti a dire che è lui l'antagonista numero uno di Francesco Casagrande. Cosa dice lei? Lui anche in conferenza stampa ieri ha detto che più fa fatica e più va meglio. E io sono contento di sentire dire così. Ci sono ancora due tappe di montagna più la cronometro. Se starà così giocherà fino alla fine. Come sta in questo momento sul piano morale Gilberto Simoni? Era rimasto molto deluso l'altro ieri, ma ieri l'ha riscosso. Beh, l'ho visto sì deluso, però nello stesso tempo tranquillo e lo stesso motivato. Quindi sta bene, stamattina è partito con molto più entusiasmo, quindi continuiamo e vediamo questi tre giorni, che saranno tre giorni di volate, credo. Algeri, a proposito di volate, la Lampre dovrà lavorare anche per Jan Svolarda. Come si comporterà da oggi e per i prossimi due giorni? No, noi non è che vogliamo sprecare tutte le forze per le volate di Svolarda. Come oggi, se c'è l'occasione, ovvio che quello che possiamo fare lo dedichiamo anche a lui. Però in questo momento dedicheremo più attenzione alla classifica generale. Grazie Pietro Algeri, a linea ad Auro Bulbarelli. Sì, io sono sempre con i due fuggitivi, Voskamp e Ferrari. Fidanza è alla guida dell'ammiraglia del team Polti. L'azione di Voskamp è stata, diciamo, finalizzata ai due velocisti in modo che non andasse una fuga con più corridori dal momento che il team Polti ha Martinello e Blyle Evans? Sì, a noi è un'azione che fa comodo perché possono restare gli altri corridori tranquilli, anche i nostri velocisti, in modo da trovarceli nel finale, visto che in questo modo sono costrette altre squadre a lavorare. Un minuto il vantaggio, qualche chilometro fa erano 50 secondi, evidentemente il gruppo li tiene, come si dice in gergo, a bagnomaria. Siamo a Rodengo Saiano, a una decina di chilometri da Brescia, lì inizierà il circuito. Intanto vediamo Casagrande nelle prime posizioni, era rimasto a centrogruppo, adesso si porta in testa, mentre in prima posizione vediamo Ferrigato. I velocisti che dovrebbero essere impegnati nello sprint conclusivo sono Svorada, Blyle Evans, Martinello, Guidi, Konishev, Zanotti e Zanetta. Konishev che è anche il leader della speciale classifica della combattività. Ecco, prima il regista ci ha mostrato Pronk, l'olandese che aveva dei problemi con la scarpa, mentre c'è anche Pantani nelle prime posizioni. Cosa no, aveva Pronk? Ma non direi problemi, penso che solamente voleva aprire un po' la scarpa per far respirare il piede, e con questo sistema, come vedete, ecco, con questo sistema ci ripropone. Sì, è molto facile agganciare e sganciare e si può stringere la scarpa in modo millimetrico. Un primo e 5 secondi il vantaggio dei due battistrada, l'attacco, eccoli qua, Ferrari e Voskamp, che con la loro azione hanno praticamente reso meno noiosa questa tappa con questo attacco, che secondo te finirà tra quanto? Ma penso che fra un 15-20 chilometri potranno essere raggiunti. Il gruppo adesso sta lavorando, non ancora tutta, e aspetteranno di entrare sul circuito questo finale. Questo è White. Sì, la Caldirola sta lavorando ancora per tenere davanti Casagrande. Davanti stanno lavorando le squadre dei velocisti, ma lavorano anche le squadre dei corridori in classifica, perché devono tenerli davanti per evitare cadute o rotture, frazionamenti nel gruppo nella parte finale. In poche parole, hanno interesse a ricompattare il plotone. Tutti velocisti e uomini di classifica. Ma logicamente ci sono delle squadre che non hanno né uomini in classifica né velocisti, che devono provare ad andare in fuga, come abbiamo visto Ferrari della Mika Chips e Voskamp della Polti. Però fra un po' ci sarà grande bagarre quando entreranno sul circuito. Calcaterra che si sta rifocillando, per chi lavorerà oggi? Abituato a lavorare a Cipollini, al quale mandiamo tanti auguri di pronta guarigione, è stato costretto al ritiro per
un attacco di Asma, e proprio l'Asma ha messo in dubbio la sua presenza in questo giro proprio sino alla vigilia. A proposito di ammalati, Gotti lamenta una tracheite, Tonkov una bronchite, mentre ecco che la regia vi ripropone la puntualizzazione di quello che sta succedendo. Fornaciari nelle prime posizioni. Sì, Fornaciari che sta tenendo davanti Tonkov. Questo è Bortolami. Tonkov. E Bortolami che sta tenendo coperto Casagrande, lo sta tenendo al riparo dal vento. E la Seco penso che lavorerà sicuramente per Biagio Conte, che ha dimostrato di andare forte lui a apripista di Cipollini, che è riuscito ad arrivare secondo nella tappa di Prato, vincendo la volata dietro il filo di Eddy Merckx. Allora, quando gli atleti transiteranno sotto al traguardo, hanno percorso 162 chilometri, ne mancheranno 18 all'arrivo, tre giri di 6 chilometri ciascuno. Oggi il giro ha attraversato la Val Camonica, la stella Camuna è il simbolo della regione Lombarda. E nasce dalle principali incisioni rupestri di Massi di Cotunno, una civiltà durata 4.000 anni dall'età della pietra a quella del bronzo. Gruppo con gli uomini della maglia rosa delle prime posizioni, c'è Tonkov, ecco qua, con, vedete, la maglia rosa di Casagrande. Accanto a lui c'è Belli, un atleta che può fare grandi cose, il bergamasco Belli. Vogliamo dare un'occhiata allora a quelli che vengono considerati gli uomini che possono vincere il giro: Simeoni, Gotti, Di Luca, Garzelli, Savoldelli, Belli, Tonkov. Il distacco 55 secondi, si mantiene sempre intorno al minuto, si difendono molto bene Ferrari e Voskamp. Sì, si stanno difendendo bene, però il plotone viaggia sicuramente più velocemente. Per quanto riguarda la classifica, Casagrande e Simoni... Eccolo là, Casagrande, sì. Lo vedete con tutti i suoi uomini intorno. Casagrande e Simoni sono quelli che in questo Giro d'Italia hanno dimostrato di essere un po' sopra gli altri. Casagrande con l'azione grandissima della Betone, e poi Simoni due volte con la scalata al Passo Sella e ieri al Passo Gavia, arrivando secondo nella tappa di Selva Val Gardena e primo ieri a Bormio. Poi dietro di lui c'è un Garzelli che sta andando bene, ha avuto qualche piccolo cedimento, però sicuramente lo rivedremo nelle tappe di montagna. Poi un gruppo di Combelli, Frigo, Gotti, Tonkov, che li vedo più o meno sullo stesso piano, però non so fino a che punto riusciranno a attaccare Casagrande o Simoni. E andiamo in corsa con Fabretti. Sì, allora, noi ci siamo avvicinati all'ammiraglia della Saeco insieme a Antonio Salutini. Avete già detto del ritiro di Cipollini, avete detto della possibilità che Biagio Conte faccia la volata, ma noi ce lo facciamo dire da Salutini direttamente. Ma sicuramente, perché Biagio sta... dovrebbe essere l'uomo giusto per poterlo portare a 300 metri. Speriamo che sul circuito non avvengano fratture, perché lo strappo del castello so che è impegnativo. Sì, questo ce l'hanno detto anche a noi ieri i corridori che conoscono il circuito. Chi tirerà la volata, Biagio Conte? Ma Scirea e Pieri dovrebbero essere gli ultimi due. Un'ultima domanda riguarda Savoldelli. C'era stato un momento l'altro ieri in cui aveva recuperato, poi ieri di nuovo tanti minuti. E sicuramente lui ieri non ha recuperato, diciamo, lo sforzo massimo dell'altro giorno, e alla classifica a questo punto ci rinunciamo, perché si cercherà di fare un risultato parziale nei prossimi giorni. D'altra parte anche le cadute fanno parte di un giro d'Italia, giusto? E lui purtroppo ne ha fatte due. Eh sì, lo sappiamo. Volevo solamente segnalare una cosa, che Ivan 40 ieri si è ritirato, ma si è ritirato perché la notte scorsa aveva avuto un problema di carattere intestinale, dunque stanco, affaticato e anche depresso questa mattina al villaggio di partenza. La linea non so se deve andare ad Auro oppure a voi. Allora vediamo che in tribuna qui accanto a noi, accanto a Merckx, opinionista principe della televisione belga di espressione nederlandese, vuol dire fiamminga, c'è anche il campione del Belgio Dirksens, che si è ritirato. Sono rimasti in gara 151 atleti dei 180 partiti. Degano, Mornaut, Cei, poi McEwen, Dirksens 40, Recinella, Bormann, Dugin e Verreuten. 142 arrivati.
Ed ecco che Viasat vi ripresenta la situazione. Sei sempre convinto che non abbiano nessuna chance i due battistrada? No, adesso il gruppo li sta vedendo, le ammiraglie sia della Polti che dell'amica Chief si sono fermate e quindi ecco tra qua qualche chilometro li raggiungeranno. Scusa un attimo, ecco qua inquadrato Dirksens. Grazie alla regia per la puntualità con cui vi ha presentato il campione del Belgio. Auro. Sì, ho sentito che hai citato McEwen e direi che va specificato il motivo per cui oggi non è in gara. Ebbene, McEwen ieri si è attaccato alla propria ammiraglia in salita, non ne poteva più, è stato beccato dai giudici e l'hanno espulso. Mentre altri velocisti, tipo 40, si sono ritirati normalmente, McEwen si era aggrappato all'ammiraglia in salita, è stato visto e l'hanno mandato a casa. 25 chilometri alla conclusione, diciamo che è stata una forma di fair play da parte mia non puntualizzare il perché dell'espulsione di McEwen australiano. Allora 30 secondi, 25 chilometri alla conclusione, 30 secondi per i due battistrada, mentre vediamo Pantani particolarmente attivo oggi in questa tappa che non è certo adatta a quelle che erano le sue grandi possibilità di scalatore. Sì. 26 secondi soltanto per i due battistrada, quindi sta per concludersi questa bella azione. Gianni, eccolo là il pirata. Allora io vorrei sinceramente, siccome tutti quanti ogni giorno ci chiedono mai partito, non è partito, cosa farà, cosa non farà, rivedremo almeno in una tappa Pantani, sinceramente, e mi rivolgo a due ex campioni del mondo come Gianni Bugno e Maurizio Fondriest, qual è il vostro giudizio su Pantani? Guarda, io ho una grandissima stima per Marco Pantani. Non era possibile che facesse un grande giro, perché con un mese o due di allenamento e un anno fuori dalle corse non è possibile. Ecco, però ha dimostrato di andare già bene, e ha sofferto nella seconda settimana, soffrirà anche nell'ultima. Fa bene a continuare il Giro d'Italia, a terminarlo, anche se arriva a 20 minuti, solamente se arrivando a 20 minuti non soffre troppo, altrimenti è meglio se torna a casa per rifinire la preparazione. Non so cosa pensi te, Gianni. Io sono convinto che abbia fatto bene a partecipare a questo giro, anche per la gente, per tutti noi, per lui innanzitutto, perché correndo, stando in corsa, vivendo la corsa, riesce a trovare la mia condizione per affrontare le prossime gare. Quando parliamo di prossime gare parliamo del Tour de France, che sarà tra qua un mese. Inquadratura artistica per Cepe Gonzalez. Fabretti. Sì, due campioni del mondo hanno detto bravo a Marco Pantani, Gianni Bugno e Maurizio Fondres, due ex campioni del mondo. Giuseppe Martinelli, direttore sportivo della Mercatone, lei cosa dice a Marco Pantani? Io dico Marco che è più che bravo, perché soffrire come sta soffrendo adesso, fisicamente e anche moralmente, credo che sia un grande, perché ieri abbiamo visto sul Gavia con questa bronchite, col fatto che non respira, però continuare, perché abbiamo un obiettivo davanti che è il Tour. Perciò bravissimo, direi. Per un ragazzo abituato a vincere, per un campione come Marco Pantani, cosa vuol dire rimanere nelle retrovie e comunque continuare? Intanto vuol dire avere davanti un qualcosa, perché io credo che in questo momento Marco soffra più che altro la solitudine della squadra, perché certe volte abbiamo anche il dubbio star davanti o stare dov'è, se vale la pena stare lì oppure rialzarsi e andare a casa. Ha detto Pantani al Tour, ma al Giro d'Italia c'è Stefano Garzelli. Sì, no, per quello che ho detto prima sento un po' anche l'obbligo nei confronti di questo ragazzo, che è un ragazzo giovane, che è la prima volta che si trova a lottare per poter far bene al Giro, perciò io credo che Marco abbia anche questo nella testa, il fatto di dover star qua anche per onorare questo Stefano. Ecco, quindi una frase molto importante, Marco Pantani sta qui anche per Stefano Garzelli. Sì, io credo proprio di sì, cioè Marco non lo dà molto a vedere, perché è un ragazzo che è molto sensibile, tiene parecchie cose per sé, però lo vedo in questo anche questo discorso, il fatto di star qua per Stefano, perché lo merita. Dunque Garzelli avrà un'importante spalla, Marco Pantani, grazie Giuseppe Martinelli. 16 secondi soltanto per i due battistrada, mentre c'è stato un errore di percorso per gli uomini della maglia rosa. Adesso lavorano a fondo gli uomini della Fassa Bortolo, c'è anche Denis Denette nelle prime posizioni.
poi anche Frattini. Eccoci anche con gli uomini della Questo è Crazy Horse, mentre con il numero 93 vedete inquadrato in testa al gruppo Massimo Codolla. Pubblico, tanto pubblico, d'altronde le province di Brescia e di Bergamo sono state sempre province di grandi corridori, di grande tifo per il ciclismo. Sì, come abbiamo visto tutte le squadre, quasi tutte le squadre dei velocisti stanno lavorando, manca la Polti che quando verranno raggiunti i corridori sicuramente inizierà a collaborare per tenere il gruppo compatto, per cercare di portare alla vittoria Blaise Lemans o Silvio Martinello. Auro. Siamo in via Milano a Brescia, questa grande strada che porta al centro della città, ormai pochi secondi per i fuggitivi, sono state fatte fermare le loro ammiraglie, presto ci sarà il ricongiungimento. A voi. E il vantaggio ormai di poche decine di metri, con la maglia bianca vedete gli uomini della Fossa Bortolo in testa, ecco i due battistrada, Voskamp in seconda posizione olandese, ecco l'hanno lanciato all'attacco, poteva essere utilissimo a Blaise Lemans. Sì, poteva essere utilissimo a Blaise Lemans, però l'hanno inserito nella fuga per non far lavorare la squadra e sicuramente poi sarà molto utile per tirare la volata Blaise Lemans. Arrivo posto in Viale 20 Settembre, quando i corridori transiteranno qui sul traguardo, manterranno 20 chilometri alla conclusione, ecco qua, 20 chilometri alla conclusione di questa tappa che non prevedeva, almeno sulla carta, grandi difficoltà. Quindicesima tappa da Bormio a Brescia, tappa tutta lombarda, 180 chilometri. Per domani è prevista un'altra tappa, 12 secondi soltanto per i due battistrada. Per domani è prevista un'altra tappa abbastanza facile, tutta in Lombardia, la sedicesima da Brescia a Meda, 102 chilometri. Ed ecco che dal gruppo incominciano ad uscire il norvegese Vestol. Ecco, merita un'inquadratura questo norvegese perché ha un gruppo di tifosi che si schiera sempre a poche centinaia di metri dal traguardo con questa macchina con su tifosi di Vestol, tutti vestiti alla vichinga con il classico elmo da vichingo che naturalmente suscita sempre un po' di ilarità tra i presenti. Eccoci con i due battistrada, Vestol il norvegese è uscito per riprendere i due. Ormai siamo al circuito finale, un circuito che deve essere ripetuto tre volte, un circuito di 6 chilometri, quindi 18 chilometri. Eccoci qua nella scia del norvegese che si riporta sui due battistrada. Sì, il circuito che presenta uno strappo, non so fino a che punto potrà fare selezione, perché penso che le squadre dei velocisti riusciranno a rintuzzare eventuali attacchi. Vestol sui due battistrada, il gruppo ancora lì a poche decine di metri. Eccoci sul norvegese che difende i colori della formazione Linda McCartney, la prima formazione britannica a partecipare al giro, prosegue, non li aspetta. Eccoci, però vediamo che Voskamp si riporta subito, l'olandese si riporta subito nella scia del norvegese, quindi abbiamo un norvegese, un olandese e un italiano, Voskamp, Ferrari e Vestol. L'ultimo arrivato si porta in testa, chiede collaborazione, mi pare una richiesta abbastanza atipica perché i due sono all'attacco da parecchi chilometri, quindi sono al gancio, non ne hanno più per contribuire all'attacco di Vestol, o comunque hanno tutto l'interesse a tirare il fiato. Vedete, mancano tre giri alla conclusione di questa tappa che dovrebbe concludersi in volata. Voskamp, Ferrari e Vestol ancora all'attacco, il numero di gara di Bart Voskamp, olandese del team Polti, il numero 9, Diego Ferrari il 14 di Amica Chips Tacconi Sport, il numero 104 è Bjørnar Vestol, norvegese della Linda McCartney, sempre gli uomini della Fassa Bortolo in testa. Sì, hanno grande fiducia in Konicev che ha dimostrato di andare veramente veramente forte in questo Giro d'Italia. Ma è tutto l'anno che Dmitry Konicev, il russo che fu il leader
della prima formazione professionistica dell'ex Unione Sovietica, era il leader incontrastato a livello classe, anche se su Kurucerno era il mostro sacro, il cannibale della situazione. Purtroppo è passato professionista quando aveva già 40 anni, quindi non abbiamo potuto ammirare e vederlo nella categoria superiore dopo che aveva dominato per parecchi anni tra i dilettanti. 9 secondi soltanto per i tre battistrada che si stanno approssimando allo strappo. Vedete Zanetti molto atteso, uno dei velocisti, la media di 37.082 dopo 162 chilometri di gara. Un giudizio sulla tappa sino a questo momento? Ma è tappa direi tranquilla, dopo un weekend veramente duro i corridori hanno fatto bene a respirare un attimo, perché si presenta una settimana ancora difficile con tre tappe di alta montagna. Intanto inviamo tanti saluti a Davide Cassani, che ci ha promesso che questa sera tornerà da noi, ci ha rassicurato sulle condizioni del figlio che ieri è rimasto coinvolto in un incidente, niente di grave. Tanti saluti Stefano, ti aspettiamo al giro. Sì, ti aspettiamo, perché io ho grandissima stima in Davide e vedendolo in televisione lui è bravissimo e mi rendo conto, essendo al suo posto, che quello che sta facendo è veramente veramente grande. Complimenti ancora Davide. E Bjørnar Westholm è in prima posizione. Gianni, tu conosci questa salita? No, non la conosco, perché qua a Brescia non ho mai fatto questa corsa che c'è sempre d'estate per dilettanti. Comunque è una salita non impegnativa, che però nel finale di gara col gruppo compatto che deve arrivare in volata sicuramente potrebbe riservare qualche sorpresa. Arriveranno sicuramente in volata, però bisogna sempre stare con gli occhi aperti, ed è per questo che gli uomini di classifica corrono davanti per evitare qualsiasi tipo di caduta. E per volata tu intendi una volata di gruppo, una volata sì, a ranghi compatti? Una volata a ranghi compatti, che possono essere 100-150 corridi. Adesso è stata qua una caduta comunque che... Poco prima della salita, ecco, questi potrebbero essere i problemi che si possono presentare in un finale di Piepoli, corsa. Piepoli che è rimasto coinvolto in questa caduta, Leonardo Piepoli, peccato. Ecco qua si fermano gli uomini della Banesto. Piepoli. Sì, Piepoli che si può dire che in questo giro abbia forse un po' deluso, magari mi aspettavo qualcosa in più nelle salite più impegnative, perché Piepoli ha dimostrato in salita di essere uno dei più forti. Ricordiamo che anche lui ha vinto il Giro d'Italia dilettanti. Abbiamo nel plotone almeno una decina di corridori che hanno vinto il Giro d'Italia. Sono tutti gli uomini della classifica. Quasi tutti gli uomini di classifica. Alessandro. Sì, allora Leonardo Piepoli per la precisione. E ritorniamo in cronaca diretta in attesa di sapere da Alessandro Fabretti, mentre ecco che Piepoli sta rientrando, gruppo di testa, e gli inseguitori a 5 secondi, si sta sgretolando praticamente il gruppo, ma non penso ci siano cambiamenti per quanto concerne le prime posizioni. Ferrari che... ancora tante energie da spendere, complimenti per questo ragazzo. Sta cercando di fare l'impossibile per non farsi raggiungere, però il gruppo fra un po' sarà addosso ai tre fuggitivi. Quel tre che avete visto indicava 3 chilometri al prossimo passaggio. Gianni? Far notare la difficoltà di questo percorso, non è facile per una squadra controllare la corsa e per i propri velocisti, quindi potrebbe succedere un qualcosa, ecco, perché tour da cure e controcure a parte l'ultimo chilometro e mezzo, quindi staremo a vedere un po' cosa potrà succedere. Alessandro, notizie di Piepoli. Allora, si è interrotto l'audio mentre stavi appunto puntualizzando quello che era successo. Sì, per la precisione, Piepoli ha forato la gomma anteriore, lo ha aspettato Baranowski, il suo compagno di squadra, che gli ha dato la sua ruota anteriore, poi successivamente hanno aspettato altri due compagni di squadra, Brosnia e Jiménez Sanchez, che stanno cercando di riportarlo in gruppo. Gruppo compatto, situazione gruppo compatto in vista del secondo passaggio, mentre ricordiamo che lunedì prossimo ad Albese con Cassano in provincia di Como ci sarà la prima edizione del Memorial del Gran Premio Casartelli.
quando transiteranno qui davanti alla nostra postazione, mancheranno 12 chilometri alla conclusione. Tatticamente cosa può succedere adesso? Attenzione, perché ci sarà qualche corridore che proverà a scattare, sicuramente i corridori non delle squadre che stanno lavorando per i velocisti. E c'è sempre Ferrigato in prima posizione, sempre, ecco che scattano gli uomini della Kelme. Molto molto attivi gli spagnoli in questo giro. Rivera ancora all'attacco, molto attivi, hanno deluso proprio nelle tappe nelle quali ci si attendeva. E ci si attendevano i loro scatti, ecco, in quelle tappe hanno deluso, in tutte le altre tappe sono sempre stati attivissimi. Sì, molto, molto attivi, però ricordo che hanno vinto la tappa di Serra Val Gardena. Oscar Sevilla Ribera, appunto, il vincitore. Ancora scatti della Linda McCartney con Fontanelli a ruota. Zanetti gettonatissimo, mentre dal gruppo continuano gli scatti. Ora vedremo, naturalmente la mancanza di Cipollini di 40 fanno sì che due grandi formazioni come la Saeco Valli e Valli e come la Mobilvetta non si sentono impegnate a bloccare il gruppo, però si muovono invece gli uomini della Mercatone Albacò. Sì, è molto molto più difficile controllare la corsa su un percorso così tortuoso con questo strappo. E avranno molte più difficoltà le squadre dei velocisti a tirare e a organizzarsi. Ed ecco appunto gli uomini della Polti, che di velocisti ne hanno due, Bly Levens e Martinello. Due giri e la conclusione, gruppo che si sta sgretolando. C'era Ribera al contrattacco, ora vedete anche gli uomini della Vitalissio Seguro. Allora Sevilla, Fontanelli e Duma al contrattacco, eccoli là, tre uomini a condurre, poche decine di metri nei confronti del gruppo, ora ripresi di fronte. Dietro sta lavorando la Polti per cercare di vincere la tappa con Blay Lemens. Sta andando forte Blay Lemens. Intanto Piepoli sta recuperando, sta rientrando in gruppo, ecco i tre uomini al comando che ripetiamo sono Fontanelli, Sevilla e Duma. Mini spot. Ed eccoci ancora con i tre battistrada in diretta, tre uomini all'attacco, ecco che scatta, ecco intanto vedete ti giro Rai Sat, aspettiamo le vostre segnalazioni, le vostre domande, @rai.it. Allora aspettiamo le vostre domande, ci sarà un parterre de roi nella nostra edizione del processo alla tappa. Gotti, Frigo, Belli, Rebellini e Casagrande, se volete intervenire questo è l'indirizzo internet tgiro@rai.it. ed ecco Vladimir Duma, è stato campione nazionale dell'Ucraina, sono rimasti in due soltanto nella formazione di Reverberi, lo zio evidentemente non ci sta a farla così da comparsa e Duma va al contrattacco. Sì, e sta tirando dietro la squadra di Casagrande, la Caldirola, si è messa tutta al completo a tirare per cercare di tenere davanti Casagrande, visto che il percorso non è proprio facile, diventerà impegnativo, penso che arriveranno in volata, però bisogna sempre fare molta molta attenzione. Ha delle chance Duma? No. Campione dell'Ucraina. Ha fatto una bellissima azione, però è molto difficile perché dopo la discesa i corridori, il gruppo va a 60 all'ora e per un corridore tenere 50-60 all'ora per molti chilometri è quasi impossibile. Tanta folla, anche oggi tanta folla, il ciclismo alla grande, il Giro d'Italia alla grande. Ascolti ottimi. 4 milioni e mezzo ieri, ha avuto un'indecisione l'ucraino e il gruppo lo va a riprendere. Ora vediamo se qualcuno sì. È intenzionato a scattare nuovamente, sì, finisce anche l'azione dell'ucraino Duma. C'è ripreso. Uno scatto di un corridore.
in questo circuito intorno al castello. Allora è rientrato Piepoli, un altro corridore della Amica Chips. Dell'Amica Chips. Si tratta di Oscar Pozzi. Naturalmente Boifava oggi ci tiene a far bella figura di fronte al suo pubblico. Boifava è bresciano, tutti e due i suoi sponsor sono bresciani. Siamo ormai a 10 chilometri dall'arrivo, tenta Oscar Pozzi. Sì, bellissima azione, però come dicevo prima, da solo è molto difficile andare all'arrivo. Vediamo cosa succede a 10 chilometri dalla conclusione. Allora vediamoci, ora è la volta di Ivan Basso. Il gruppo allungato sta tirando sempre la squadra di Casagrande, stanno vedendo Pozzi e penso che verrà raggiunto fra un chilometro o due. Per cui volata finale a ranghi compatti. C'è ancora un giro e sull'ultima volta dello strappo forse qualcuno potrebbe riuscire a mantenere qualche decina di metri di vantaggio. Sta per suonare la campana che avverte ancora una tornata alla conclusione, vale a dire ancora 6 chilometri quando transiteranno qui davanti alla nostra postazione. Adesso vi avete visti, un vostro giudizio su questo circuito. Mi sembra che è rientrato Gualdi, se ho visto bene, proprio Gualdi è rientrato su Oscar Pozzi. In due potrebbero fare qualche pezzo di strada in più. Gualdi è stato campione del mondo in Giappone. È un atleta che sta andando molto forte in questo giro. Sì, sta andando forte. Anche Gualdi ha corso da dilettante con la squadra di Egidio Fior. E dietro sta tirando ancora la Vini Caldirola. E le squadre dei velocisti per adesso non si vedono. Naturalmente la squadra della Maglia Rosa non può esimersi da di mantenere in testa al gruppo. No, loro stanno tirando solamente per tenere davanti Francesco Casagrande e anzi non hanno nessun interesse a far andare a prendere i due fuggitivi. Gli sta bene così, mentre vedete Konishev nelle prime posizioni. Mentre gruppo ormai a quanto si sta andando? A 60 all'ora? Stanno andando a 60 all'ora. Gianni, e per Gianni intendo Bugno. È la parte peggiore è la parte finale del gruppo, perché la velocità invece di essere 60 è 70, perché praticamente devo fare delle volate per entrare sul corridore davanti, perché devo ricucire per i buchi che ci sono. Ricordiamo che al termine della cronaca diretta potrete seguire come ogni giorno, ecco qua che la regia puntualizza 60 all'ora, potrete seguire come ogni giorno il processo alla tappa. Claudio Ferretti, naturalmente penso che subito dopo lo sprint passeremo immediatamente la linea, naturalmente attendo, perfetto, grazie, attendo che il team leader di Rai Sport al Giro Eugenio De Paoli naturalmente ci dica al momento giusto, passa la linea a Claudio, noi lo faremo subito con estremo piacere. Conclusa la parte di cronaca pura, l'approfondimento, il quotidiano approfondimento con il processo alla tappa. La Maglia Rosa nelle prime posizioni, c'è anche Konishev. Tentennano, non sanno bene cosa fare gli uomini dei velocisti, anche perché ho detto che un velocista in grado di arrivare a braccia alzate come 40 e Cipollini non c'è più. Quindi potrebbero anche avere buon gioco Gualdi e Pozzi. I due non penso che verranno raggiunti, però un'azione così sull'ultimo giro potrebbe andare anche in porto. Parlottano, forse cercano di mettersi d'accordo, non hanno nessuna chance. 3 secondi tra i due battistrada e il gruppo, sono a 1 chilometro dal passaggio, poi suonerà la campana per avvertire che siamo alla tornata conclusiva di questa 15ª tappa. Ripresi, quindi gruppo compatto, gli uomini della Caldirola Sidelmec si portano in testa, ora vedremo se qualcuno sarà in grado di dar il cambio agli uomini della Maglia Rosa. Si avvicinano anche gli uomini della Polti. Sì, e c'è anche Guidi nelle prime posizioni, che era partito male in questo giro per dei problemi di salute, però si sta riprendendo e sarà uno pericoloso oggi.
Guidi, maglia azzurra, leader della classifica dell'Intergiro, lo vedete lì in testa al gruppo. Guidi che quest'anno ha optato per una formazione straniera. 6 km alla conclusione, gruppo compatto, ultima tornata, suona la campana, abbiamo visto White in testa al gruppo. Ricordiamo che Piepoli si è riportato in coda al gruppo, è sempre White, l'australiano White in testa. Grande lavoro dei compagni di squadra di Casagrande. Grandissimo, perché c'è adesso c'è una grande bagarre, la strada è stretta per prendere la salita, quindi tutti vogliono andare nelle prime posizioni. La salita presenta queste curve sul pavé abbastanza strette, quindi diventa molto pericoloso restare in centro gruppo. Ed ecco il gruppo dei ritardatari, c'era proprio il norvegese che abbiamo visto all'attacco poc'anzi, si è sgretolato, ma ormai non hanno nessun problema per rimanere in tempo massimo. Siamo, ecco, la media generale 37, mentre vediamo Milesi in prima posizione, la maglia rosa in seconda posizione, non vuol farsi così sorprendere in questo finale. Sta interpretando veramente da campione il Giro, sì. Casagrande ha 30 anni, ha raggiunto la maturità, erano parecchi anni che non partecipava al Giro e quest'anno veramente si è presentato non solo con la gamba ma anche col cervello del leader. Sì, sicuramente un giro alla grande. Adesso i corridori hanno iniziato lo strappo finale, attenzione perché adesso sono gli uomini della Liquiga Spada che si stanno portando nelle prime posizioni. Sì, per Zanotti, perché è un altro corridore molto molto veloce. Aveva abbandonato l'attività, era ritornato tra i dilettanti, aveva vinto un'infinità di corse, quest'anno si è riproposto tra i professionisti e veramente ha fatto buone cose. Siamo all'ultima tornata, siamo con il attenzione gruppo lo scatto ancora di compatto. Sono gli uomini della Mercatone che ora tentano di sganciarsi, hanno Garzelli come leader. Tutti aspetteresti un attacco di Pantani nel finale, nelle prossime tappe? Non lo so, io ecco di essere Fontanelli, mi sembra, Fontanelli che è uscito dal gruppo. Fontanelli che continua nonostante una grave caduta. Sì, come dicevo, Pantani penso che il suo grande obiettivo è quello del Tour, non di vincere una tappa al Giro. Ecco, Fontanelli che è uscito dal gruppo, è un corridore che ha una sparata molto violenta e riesce a tenere anche altissime velocità nei tratti in pianura. Un finisseur, come dicono i francesi. 4 km alla conclusione, attacco di Fontanelli, vediamo che nelle prime posizioni ci sono sempre gli uomini della maglia rosa che non hanno nessun interesse a spingere a fondo, a loro la situazione va bene così, non è un uomo di classifica il romagnolo che prosegue nel suo tentativo. 3 chilometri, è scattato Konicev, ecco l'unico che aveva dell'interesse a lanciarsi all'inseguimento di Fontanelli era Dimitri Konicev, il russo puntualmente esce dal gruppo. Allora la situazione abbiamo con la maglia gialla all'attacco Fontanelli che si volta con la maglia ciclamino di leader della classifica punti Dimitri Konicev, mentre si susseguono gli scatti in testa al gruppo la maglia rosa che controlla che non ci siano attacchi dei diretti avversari in classifica generale. Per quanto concerne la vittoria di tappa, Casagrande non ha nessun interesse particolare, gli interessa che non escano uomini di classifica. E intanto vediamo il anche vantaggio Pieri, di Fontanelli. Anche Pieri si è portato su Konicev. Allora ecco qua Konicev con la maglia ciclamino, nella sua scia con la maglia rossa Pieri, secondo al Giro delle Fiandre. Siamo ormai alle fasi conclusive di questa 15ª tappa, Bormio-Brescia 180 km con nelle fasi iniziali l'Aprica, poi tutta pianura con questo circuito, con questa anche kermesse, anche Sciandri, con questa kermesse estremamente spettacolare nel cuore di Brescia. Anche per domani una tappa che non presenta nessuna difficoltà, da Brescia
a Meda. Ed eccoci con Dmitry Konyshev. Anche a Konyshev, ecco che Fontanelli è stato ripreso, si guardano, si controllano, anche Konyshev si volta e Fontanelli riparte ancora. Ha intuito che non c'era un'organizzazione pronta ad andarlo a prendere, il romagnolo riparte ancora, bravissimo, veramente grande grinta, mentre in coda al gruppo c'è stata una caduta montagna. Alessandro, sì, c'è stata una caduta, vedo tre corridori, si tratta di Brosnia della Banesto del numero 153 in montagna, Herrera, di un corridore del team Polti, si dovrebbe trattare di Clavero, comunque non ci sono grossissimi problemi, i tre corridori, forse il più malcolcio è Clavero. A voi la linea. Ed è Piccoli in prima posizione, Piccoli Fontanelli, mentre avete visto Konyshev in quarta posizione, Piccoli, un altro trentino, bravissimo. Piccoli e anche Missaglia che sta arrivando, vediamo se sta anche il gruppo li sta raggiungendo. E gli uomini coinvolti nella caduta sono Montagna, Brosina e Gasperoni. È scattato un altro corridore della Linda McCartney, però subito gli uomini della Lampre che lo riprendono. La Lampre Daikin che ha in svorada l'uomo di punta. Ed eccoci con il Missaglia, numero 97, Missaglia, Gabriele Missaglia. Portiamoci verso la balaustra, poche chance anche per il lombardo vincitore del Giro della Malesia. Un bellissimo lungo rettilineo. Siamo all'ultimo chilometro, ancora Missaglia, lo vedete l'inquadrato con il numero 97, tenta l'allungo Missaglia, vediamo, poche chance per Missaglia, sono gli uomini della Mapei che si lanciano al suo inseguimento, ripreso quindi Vladimir Belli. Belli è Vladimir Belli, un uomo di classifica che va al contrattacco, bergamasco Vladimir Belli. Poi c'è Mario Scirea che sta tirando, penso, la volata a Biagio Conte. Ripeto, una volata estremamente difficile da interpretare. Sì, ci sono tutti, anche Jan Svorada. Ed eccoci con lo sprint, sono ai 100 metri. Ed è un uomo della Kelme. Ed è ancora un uomo della Kelme, Angels Arcos Vizioso, ad imporsi. Possiamo parlare di grande sorpresa. Sì. Intanto arrivano tutti, ecco, c'è Pantani a centrogruppo, Chandri, mentre la regia ci ripropone la caduta, un'altra caduta, non so se ci sia ancora Fabretti da quelle parti per puntualizzare, no, non c'è nessuno, mentre ora vediamo i corridori che sono rimasti coinvolti in questa caduta che si stanno avvicinando al traguardo, si trattava di Raul Herrera Montagna. Allora vediamo se la giuria ha ufficializzato l'ordine d'arrivo che vi abbiamo dato, si è vinto Angel Vizioso della Kelme. Eccoci qua con un gruppo dove vediamo Pelliccioli, c'è la maglia verde, poi vediamo Aggiano in questo gruppo anche Gasperoni, gli uomini che abbiamo indicato in precedenza, ed ecco qua, primo piano di Angel Vizioso. Alla grande la Kelme, che è la più vecchia tra le società iberiche. La regia ci ripropone mentre vediamo che arriva malconcio un uomo della Kelme, vale dire Luis Rubiera. Allora ufficializzato l'ordine d'arrivo, Vizioso, ecco qua. Grandissima volata. Questi uomini che erano stati così presentati come scalatori hanno ottenuto già due vittorie allo sprint. Sì, su Biagio Conte e su Martinello o Blay-Levens. Su tutto il gota dei velocisti presenti, vediamo Martinello. Un altro gruppo, c'è Codolce, Calcaterra, c'è Barbero in questo gruppo, parecchi compagni
di squadra della maglia rosa, in ultima posizione Cardenas. Allora l'ordine d'arrivo, tempo 4 ore 45 primi 44 secondi, Vizioso, Conte, Petacchi, Martinello, Blyleven, Squidi, Tosato e Svorada, la media 37.797. E la regia ci ripropone l'arrivo a braccia alzate, l'arrivo, la grande sorpresa di questo sprint, Angel Vizioso. Allora mi rivolgo, ecco, grazie Eugenio, mi hai preceduto, stavo per dire, mi rivolgo a Eugenio De Paoli per sapere qual era la scaletta della trasmissione. La regia vi propone l'ordine d'arrivo, io passo subito la linea a Claudio Ferretti. Processo alla tappa.